Ah, e rendiamolo, amico, sto fisco, dai, che bello, fratelli. Ma non siete contenti? Guardate che bellissimo. Da oggi abbiamo un amico in più. È meraviglioso, ragazzi, il governo dei 18 condoni. Ogni mese un aiuto agli evasori. Da quando c'è lei, stralci, rottamazioni, conciliazioni, ravvedimenti, sanatorie sugli scontrini, sanatorie sull'IVA, sanatorie per il nero di magazzino, scudi penali. Altro che fisco amico, bene, siamo oltre. Minimo è un fisco tromba amico. No, perché, anzi, cioè, sembra che il fisco goda a non farsi pagare. Cioè sembra un rapporto sadomaso, evasore fisco, anzi sado evaso. Rottamazione, cartelle, oltre 1.200 miliardi di tasse e multe non pagate. Fammi vedere l'altro, Massimo. Quasi il 70% delle imposte dovute dai lavoratori autonomi non viene versato. Ah! Ho capito che godi, fisco amico, ma adesso i soldi a chi li prendi? A chi? A chi? A chi? A chi? Io chiederò i soldi per le TAC e le scuole che vengono giù. Ma te no, tu continua, fammi male, tenendoti l'IVA per te. Ma non importa, sui dipendenti io mi accanirò. Tirami la gamba! Sì, sì! Silvano per Fiore Band! Silvano per Fiore Band! Scusate ragazzi, scusate, mi è scappato Fausto Leali, ispirato dall'onestà contenuta nel cognome. Leali! Minchia, che bello se fossimo tutti leali, invece purtroppo. Guardate questo cartello che ha fatto vedere la Gruber due sere fa. Allora, un italiano su due non paga le tasse. Il 40% dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro l'anno, solo l'1,2% dei contribuenti dichiara più di 100.000 euro l'anno, il 14% dei contribuenti paga quasi due terzi di tutte le tasse. Puttana di una... Ma a voi non vi fa pensare un cartello così? Io lo trovo incredibile, cioè uno su due non paga le tasse, è pazzesco. Quindi a me viene da pensare, ma se io le pago, quello a fianco a me non le paga. Però a fianco io chi ho? Andrea. Per logica matematica, allora, è lui che non le paga. Ma cosa fa? Perché non parla più? Perché mi fissa? Cosa vuole da me? No, 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 no. Cosa vado a pensare? Andrea lo conosco bene, figurati, se non le paga. Ma allora chi è? Chi è che non le paga? Oddio, il pubblico. Ma no. Non può essere il pubblico. Ogni settimana pagano il biglietto nonostante io faccia sempre dei pipponi sull'evasione fiscale. Non possono essere loro. Eppure il cartello diceva uno su due. Quindi questo vuol dire che in questo momento c'è un altro teatro pieno in cui ci sono tutti gli evasori. Mauri? Tutto bene?
Ma, no, dico tutto bene? Sì, no, stavo, sì. Riflettevo. Ah. Scusa, ma tu le tasse le paghi, no? Ah, certo, che sì, sì, ma certo, no, ma infatti, sì, ma lo sapevo, sì, che è ovvio. È che noi siamo dentro quel 14% di contribuenti che pagano 2/3 di tutte le tasse italiane. Ma se noi siamo al 14% e c'è un restante 86% che non paga una beata, ma perché non facciamo il turnover? Cioè, hai presente, no? Nelle squadre di calcio facciamo un bel turnover fiscale, cazzo. Noi siamo stati in campo tutti questi anni, ho iniziato a giocare con l'Agenzia delle Entrate 42 anni fa, ora me ne vado un po' in panchina, mi riposo e entri tu, dai. Dai, evasore, cazzo, mi raccomando, oh, spacca, lì sono distrutto, dichiara tutto, dai, tocca a te. C'è da rimettere a posto la sanità, le scuole, io vado in panca perché, cazzo, sono stanco, sono 40 anni che pago le tasse regolarmente, cazzo, siamo una squadra, no? Dai, siamo amici, giusto, dai, che tutti abbiano la loro occasione per diventare campioni di IRPEF. Non deve essere il fisco a diventare nostro amico, siamo noi che dobbiamo diventare amici del fisco. Siamo noi che dovremmo andare dall'agenzia, dalle entrate, da compagnoni e dire: ehi, cazzo, fisco, ho fatturato 10.000 euro in più quest'anno, tieni la crana, comprate una lavagna nuova. Che tra l'altro, se tutti pagassero la pressione fiscale potrebbe diminuire di almeno, se tutti pagassero la pressione fiscale potrebbe diminuire di almeno il 20%. Tu pensa, pagare tutti il 20% in meno di tasse. Andremo tutti in giro a fare l'elemosina sulle Lamborghini. Tieni, bro, 5.000 euro, dai. No, ti ringrazio, bro, ma ce li ho, sono pieno. Cazzo, 20% in meno, eh. Come ti suona, bro, come ti suona? Comunque, no, è che io ora la devo smettere, però, di fare questi monologhi sulle tasse, perché se li sento, per caso il ministro della cultura San Giuliano, come minimo, mi dà del comunista, stalinista, che frigna. Perché lui frigna.